Per un soccorso ai compagni efficiente è indispensabile disporre dell'attrezzatura giusta, artva, sonda e pala. Le operazioni di scavo e spalatura sono di importanza vitale e naturalmente richiedono l'attrezzo giusto. Insomma, servono sia una buona pala sia saperla usare con la giusta tecnica. E la tecnica va allenata. Considerando che con una profondità di seppellimento di un metro bisogna spostare circa 600 kg di massa nevosa, per farlo servono più o meno 10 minuti. Ciò ci mostra come tra le varie operazioni di ricerca la spalatura sia in effetti quella più dispendiosa, non solo in termini di energie, ma anche in termini di tempo. La sonda deve restare inserita nel punto in cui si individua la vittima. In questo modo, se la sonda è provvista dei colori di segnalazione o di tacche centimetriche, è possibile leggere la profondità di seppellimento. Questi indicatori sulla sonda sono importanti anche per evitare di ferire la vittima quando ci si avvicina scavando in modo concitato. Così so quando manca solo un segmento, ovvero 40 cm, e quindi devo iniziare a scavare facendo più attenzione. Quando si scava è importante mettercela veramente tutta, usando tutte le proprie forze, soprattutto mentre si lavora sullo strato superficiale. Quando poi ci si avvicina alla punta della sonda, quindi alla vittima, allora è meglio scavare con più attenzione. Iniziare a scavare direttamente in corrispondenza della sonda, formando quindi una specie di pozzo, sarebbe decisamente poco pratico. Questo perché da un lato si spalerebbe direttamente sopra la vittima, con il rischio di ostruire un'eventuale cavità che le permette di respirare. Dall'altro perché non si può sapere a quale parte del corpo si arriverà prima. È quindi decisamente meglio arrivarci di lato, per poi scoprire in fretta, dopo il primo contatto, da che parte scavare per raggiungere la testa e liberarla dalla neve, così da ripristinare al più presto l'apporto di ossigeno. Quindi non si inizia a spalare direttamente in corrispondenza della sonda. Ci si dispone verso valle a una distanza dalla sonda pari a una volta o una volta e mezzo la profondità di seppellimento. Questo è il punto di inizio. La strategia migliore per procedere è con due persone davanti che scavano verso la sonda e le altre persone di supporto dietro che spalano via la neve, così da formare un'ampia rampa verso la vittima. Se a soccorrere è una persona sola, deve scavare direttamente da sotto alla punta della sonda alla corretta distanza. Se nell'operazione sono impegnate più persone, è importante che si coordinino bene, ovvero devono parlarsi tra loro e scavare insieme, non ognuno per sé. Se a spalare sono due persone, ci si posiziona a sinistra e a destra sotto la sonda e si scava con la punta della pala. Se si è in tre, due si posizionano a destra e sinistra della sonda e la terza persona dietro di loro. Qui è consigliabile che la pala della terza persona sia in modalità di sgombero, così da poter gettare indietro la neve nel modo più efficiente. Se si è in quattro, due persone stanno davanti e due dietro. Questo permette di continuare a scavare velocemente più a lungo. Se la vittima si trova molto in profondità, è importante anche darsi il cambio. Questo perché chi spala davanti ha il compito più faticoso e si stanca prima. Quindi, dandosi il cambio, si riesce a tenere alto il ritmo più a lungo. Quando ci si dà il cambio, le pale restano al loro posto, così da non dover ogni volta cambiarne l'impostazione. Quindi le pale in modalità sgombero restano dietro, quelle normali davanti. Quando si scava, lo scopo è quello di liberare dalla neve la persona travolta e soprattutto di liberare la testa il prima possibile. Quindi, non appena si raggiunge il corpo, bisogna immediatamente scavare per liberare la testa, così da far arrivare ossigeno al cervello. La massima priorità va data a liberare le vie respiratorie per consentire la respirazione. Solo fatto ciò si procede con le manovre di primo soccorso. Se la vittima riesce a stare sdraiata nella buca scavata, è meglio lasciarla lì perché è più protetta dal freddo e dal vento. La cosa migliore è adagiarla su un letto di zaini, coprirla con la sacca da bivacco e indumenti per tenerla calda, starle vicino anche dal punto di vista psicologico e attendere insieme l'arrivo dei soccorsi organizzati. La pala è uno dei pezzi più importanti del kit di emergenza.
Una buona pala deve avere certe caratteristiche. Una di queste è il manico telescopico, che offre una leva utile a spostare in modo efficiente una notevole massa di neve. Inoltre deve avere una lama di buone dimensioni, stabile e ben affilata. Questo permette di penetrare facilmente nel manto nevoso e spostare grandi quantità di neve. Un manico gommato o comunque con una buona presa aiuta a tenere salda la pala anche quando abbiamo le mani bagnate o spaliamo con i guanti. È essenziale anche che abbia la funzione di sgombero, perché quando si adottano certe tecniche e soprattutto quando si sta dietro, questa funzione è più efficiente nel rimuovere la neve scavata. Durante le fasi di ricerca e soccorso ai compagni, le operazioni di scavo e spalatura ricoprono un ruolo di importanza cruciale. Sono quelle che richiedono più tempo ed energia. Per questo è così importante tenersi allenati. Solo chi fa pratica spesso con la pala sarà in grado di usarla in modo rapido ed efficace anche in caso di emergenza e avrà la possibilità di salvare la vita ai propri compagni o compagne.